E forse il buongiorno si vede dal mattino perché ho sta canna che... Eccola. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un lago completamente nuovo e abbiamo anche una persona nuova, è qua dietro di me, ancora non si fa vedere. Per i più fedeli, diciamo, del canale l'avete già vista questa persona in pesca con me, ma più tardi vado a presentarvela. Oggi siamo al Lago del Sole a Massa Carrara, un lago che non è sempre aperto al pubblico, ma abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di essere qui, quindi saremo qui 3 giorni in pesca e vedremo cosa riusciamo a combinare. Purtroppo dietro di me c'è l'autostrada, quindi sentirete molte volte un po' di rumore, però cercherò di fare il meglio possibile. Il lago si presenta questa mattina con uno spettacolo davvero unico. Nel frattempo qui davanti a me c'è la persona misteriosa che vi ho menzionato un po' nelle storie, ma ancora nessuno ha indovinato, e più tardi ve la presento. Ora scarichiamo tutto e cominciamo a pescare. Speriamo che l'incontro sia abbastanza giusta. Come detto prima, oggi siamo al Lago del Sole, Massa Carrara, e oggi siamo all'evento dedicato a Shimano e a Carp Corner Italia. Più tardi andremo a vedere anche che cosa presentano loro. Nel frattempo io continuo a pescare, anzi provo a pescare, perché fino adesso non ho lanciato giù neanche una canna ed è andata mezza giornata. Sono in pesca con la compagna di oggi che è Arianna. Vi lascio qua sotto il link in descrizione del suo Instagram. Tardi anche ve la presento. Siamo in pesca anche con Ivan e Ivano, le persone che avete visto già nei miei scorsi video. Più tardi andremo anche a vedere un po' che cosa fanno anche loro. Qui c'è Arianna che se vuole si presenta, altrimenti non si presenta. Ciao a tutti, io sono Arianna. Ecco, lei è la compagna di questa pescata e di questo video. Qua sotto vi lascio il link in descrizione del suo Instagram, stalkeratela, ma non troppo. Andiamo a pescare qualcosa. Cominciamo la mattinata pasturando con un po' di Forza 8 e il loro liquido, Real Fish. Proviamo a fare un bel lettino di pastura e adesso vi faccio vedere come le faccio io. Prima cosa, come ha spiegato il buon Ivan, agitare prima dell'uso un pochino, poi aprire e andare a bagnare direttamente con il loro liquido, un po' di qua, un po' di là. Sono 7 kg, quindi sì, ho bagnato un po'. Per noi qua si sta facendo sera ormai. Con calma portiamo dentro un po' di cose. C'è anche uno splendido tramonto sopra le montagne. Abbiamo fatto molto molto poco oggi, abbiamo preso con moltissima tranquillità nel primo giorno, quindi speriamo in bene per la notte e anche per domani. Oggi Mattia mi ha prestato i mulinelli con 2 fili diversi per provarli e per darvi comunque un parere. Sono in pesca con le Shimano TX7 13 fili, le solite, e con i mulinelli Ultegra XTC C14 C14 Plus di Shimano. In uno, questo qua che vedete dietro di me, col filo arancione monto il Fox Exocet 028 con shock leader finale. Proviamo, vediamo com'è. Non è male nel lancio, tento un attimo di capire bene in questi giorni com'è il filo. E nell'altro abbiamo uno Shimano 040, il Technium. Anche questo filo molto molto buono, devo dire la verità, diverso dal solito per quello che sono abituato. Li ho in prova, proviamo, vediamo come sono. Mangiamo qualcosa e poi domani vediamo di tirar su qualcosa. Speriamo nella notte. Buongiorno ragazzi, è giorno 2, parlo piano perché sono le 7 di mattina e sono praticamente tutti quanti ancora a dormire. Dietro di me un'alba fantastica, il lago completamente pieno di nebbia. Adesso vedo se riesco a fare il drone, vi faccio vedere anche le immagini dall'alto perché è davvero molto molto bello. Purtroppo qua dietro fa sempre comunque casino. Ieri non ho avuto nessuna partenza, anzi sono ancora in cappotto. Sinceramente ho avuto soltanto una toccata che non ho capito
che cosa è stato. Ma a dire la verità, ieri l'abbiamo presa con molta molta calma, anche perché abbiamo parlato con un po' di persone di quelli, non è che ci siamo impegnati molto nel pescare. Oggi invece cerchiamo di impegnarci e di portare a casa qualche risultato. Nella giornata di ieri ho passato un bel po' di tempo a sondare per capire più o meno dove era la fascia, quanti metri fa il lago, eccetera eccetera, e ho trovato qualche fascia di ghiaia, anzi quasi tutta ghiaia, dato che adesso è mattina abbastanza presto. Ci riprovo, vediamo che cosa succede. Nel frattempo andiamo avanti con la giornata. Mezza mattinata ormai è andata, ci ha raggiunto anche Mattia che prova a recuperare un po' di forze per essere pronto per le gare del prossimo anno. Per il momento io sono ancora in capotto totale, Arianna dietro di me anche, e anche molti altri nel lago. Purtroppo non c'è molta risposta in questo momento. Abbiamo provato a cambiare tecnica, dal fondo siamo passati una a zig e una adesso riproviamo a fondo in bombetta, vediamo cosa succede. Abbiamo pasturato un pochino, speriamo bene. Dal drone abbiamo visto carpe e hamur molto distanti dall'altra parte del lago. Postazione 8, un bel amur devo dire, tirava anche, sì. E ho visto la partenza abbastanza qui a Vila Ponassacca, bello bello, butto giù, vieni. C'è bello, pesce bello. Da 30 kg mi ha detto, così mi ha detto Michele, sarà 13-14. Molto così. Molto bello. Metà quasi del secondo giorno, il pesce comincia a muoversi. Avete appena visto un amur da 13,5 kg circa, preso alla postazione numero 8. Noi qua ci stiamo ancora provando, c'è Arianna che, guardatela, ecco, la voglia di Arianna di fare. Io adesso ricalo di nuovo le canne, ci riprovo, spombo un altro pochino più tardi e vediamo un po' cosa succede. Però per il momento il lago da questa parte è abbastanza piatto. Siamo qui al Lago del Sole e abbiamo con noi Michele, gestore del lago. Lascio la parola a lui che ci spiegherà un pochino come funziona il lago, che cosa c'è all'interno e tutto quello che ci va dietro. Michele, a te. Salve, la parola. Piacere. Prego. A tutti. Allora, qua siamo a Massa Carrara. Il Lago del Sole si è situato a 1 km dal mare e a 1 km dal nostro Appennino. Che dire, è un lago dove ci sono prettamente amur e carpe e anche di grossa taglia. È conosciuto perché è dislocato più o meno a metà centro Italia, vengono qua sia da noi dal sud che dal nord a pescare. Carpe amur, ritornando a quello che dicevo prima, più che altro taglie grandi. Per farvi un esempio, l'ultimo amur che è stato catturato era 28 kg, con le carpe siamo fermi a 24 per ora, 24,8. Bei pescioni. Sì, sì, molto belli. Poi hanno una forza molto intensa, sì. L'acqua del Lago del Sole è un'acqua sorgiva che sorge da una polla naturale che ora si trova a circa 12 metri. Il lago è a pH 7, quindi è un pH molto neutro. È molto diverso, insomma, da altri laghi in cui vado, quindi si è sentita la differenza. Sì. Quello che c'ha questo lago, che purtroppo è aperto molto poco e facciamo 5-6 pescate l'anno. Quei pochi fortunati che riescono a venire a pescare qua hanno la possibilità di prenotarsi sulla pagina Facebook Carp Fishing Capuano. Lascio il link qua sotto comunque in descrizione per tutte le informazioni inerenti. Puoi iscriversi proprio alla pagina Carp Fishing Capuano. Parlando proprio di Carp Fishing Capuano, noi siamo un club che gestisce il lago dal 99 e io sono il presidente di questo club, fortunatamente mi vogliono bene, dal 99, e l'abbiamo fondato tanti anni fa. Sì, siamo 49 soci che ci piace fare questa passione della pesca e condividerla con gli altri. Io ti ringrazio. Ho avuto modo in questo giorno e mezzo, diciamo così, di fare un giro del lago. Devo dire che il lago è molto molto bello. Anche se al momento io sono in capotto. Capita. Sono un pochino apatiche perché, appunto, come dicevo prima, sentono molto quando arrivi la pressione di pesca. Poi dopo si cominciano, si calmano magari nel tempo. Lago davvero stupendo. Io la prima volta che vengo qui e sono rimasto davvero colpito. Avere le montagne da una parte, avere il lago dall'altra, ho detto però molto molto è interessante. Qua primavera, l'estate, vengono anche con le famiglie, chi ha fortuna di venire, perché poi magari la moglie va al mare o si fanno delle passeggiate in montagna. Qua in pochi minuti sei a 1400-1500 metri, molto molto in vicino. 5 minuti sei al mare, un posto a metà, diciamo, un posto a metà. Bene, io ti ringrazio, grazie mille anche per l'ospitalità qui. Andiamo avanti con la giornata, adesso andiamo a parlare con i ragazzi di Carp Corner. Grazie mille ancora. Ciao ragazzi. Abbiamo Ivan, partenza. Vai Ivan, ferraci tutti noi. Dai, facci vedere un pesce Ivan. Però siccome io al momento sono in totale, più totale cappotto, vado a trovare i ragazzi nelle altre postazioni per vedere qualche pesce, perché purtroppo la situazione è grave. Ivan è fiero anche. Certo che ne vado fiero. Bella lì, piccola specchi per Ivan qua al rilascio. Bellina però anche i colori. Guarda che bella. Spettacolo. Sì. È arrivata l'ora di pranzo anche per noi. Mangiamo qualcosa. Nel frattempo ho ricalato le canne.
dobbiamo ripastrare un pochino, più di metà lago è ancora in toto cappotto, da quello che sappiamo. Prima abbiamo parlato col gestore del lago, con Michele, adesso noi siamo in compagnia di Christian. Di Christian, che è il rappresentante di oggi, diciamo così. Diciamo così, sì. Della ditta Carcorn. Christian, a te la parola, la scena è tua. Grazie. Allora, io sono Christian, siamo qua al lago per rappresentare questa azienda che si chiama Car Corner. È un'azienda tedesca che è nata una ventina di anni fa, quindi sì, non è né troppo giovane né esatto, troppo vecchia. Non è diciamo. Fresca, è l'età giusta secondo okay, me. Ok. Sta incominciando a entrare nel mercato italiano da un progetto che è partito un annetto fa. Fresco, fresco come? Fresco, fresco, esatto. È stato creato un team Italia di cui io e altre sei persone fanno parte. Abbiamo come appoggio per ora, come rivenditore ufficiale, c'è questo negozio di Este che si chiama Carpangel, che ci dà una mano in tutto. Sta venendo fuori una bella cosina perché si vedono i risultati. Poi sai, adesso è tutto all'inizio, quindi certo all'inizio è sempre un deve po' prendere piede, ci dobbiamo far conoscere, esatto. Però è un prodotto veramente molto buono, di qualità. Abbiamo qui sì, qui c'è tutta una, alcuni prodotti, insomma, una gamma di prodotti, non ci sono tutti addirittura, quindi ne abbiamo diversi. Quest'anno sono state fatte delle cosine nuove, è stato fatto un gusto che è bourbon, pistacchio e vaniglia, un gusto molto particolare perché comunque un'impronta germanica c'è, sì. Quindi essendo loro che... Essendo una nazionalità tedesca come... Sì, come... sì, noi ci dobbiamo comunque rapportare anche sul mercato tedesco, quindi magari non tutti i gusti che vengono commercializzati o solitamente si trovano in Italia non ci sono ci altri. Sono e viceversa, esatto, quindi, esatto. Sì, quindi comunque... perché comunque sono due realtà diverse. Esatto, comunque anche il settore, diciamo, della pesca sia in Italia che da altre parti tende comunque ad essere stessa disciplina ma con più... Sì, con più microsettori, con esatto, più... Esatto, assolutamente. Esatto. Hanno anche partecipato con al VCC. Ah sì, ho visto, cioè quando mi hanno invitato a questa pescata ho dato un'occhiata ai vari team, chi okay. C'era e qua e là. Perfetto. E ho visto nelle storie che c'era anche il team. Sì, hanno fatto un secondo posto proprio usando queste. Io allora, il marchio non l'ho mai provato in Italia, cioè non l'ho mai visto, nel senso ho soltanto visto le storie, quindi essere qua comunque... partenza in diretta, andiamo a vedere cosa sta succedendo. Altro membro. Questo è il bello del dietro esatto, le quinte. Esatto, del team. Il membro del team che, diciamolo, non voleva presentarsi. Esatto, no, questa è Elisabetta. Un altro membro del team che è qui oggi. Esatto. Voi siete in sì. Due, formate una oltretutto coppia. È coppia nel pescare, ma è coppia dato, nella, di fatto, dato di coppia fatto. Anche nella vita, esatto. Fortunato. Sì, sì, posso sì. Posso dire fortunato. Me lo dicono tu. Poi comunque è brava, a volte mi dà anche la paga. Questo dietro le quinte sarà commentato mentre lei porta... Il pesce arriva, diciamo, vediamo un po' che cosa si cela in questo lago. Lasciamo la scena alla coppia. Ci sei? Sei? Yes. Bravo. Voilà. Vai con la doccia. Ho notato che in questo lago sono tutte quante grigie. Ma ce ne sono anche molte di scure, scure, scure. Non voleva comparire. E poi è protagonista. Esatto. Più degli altri alla più fine. Degli altri. Allora dopo la cattura che avete appena visto che è successa in diretta. Meglio diciamo di così. Che meglio esatto. Di così. Dal prodotto al risultato esatto, possiamo esatto, dire. Esatto, esatto. Abbiamo diciamo la nostra sede. Sede. Non è propriamente una sede però comunque un facciamo punto di ritrovo. Esatto, diciamo. Un punto di ritrovo. Non è propriamente nel centro. No, perché comunque tra chi viene dalla Germania, chi è, però Cadei Lupi essendo un bel lago, insomma abbiamo piacere di, ci si trova lì. Giustamente anche il lago, io lo conosce anche il cameraman che c'è dietro la telecamera, l'abbiamo testato più volte, è un lago fantastico anche sì, quello. Sì, sì, un'acqua, cristallina. Cristallina, davvero. Nei prossimi video comunque più avanti lo vedremo perché torneremo anche noi, abbiamo una lista insomma di laghi da fare. Il lago, diciamo la verità, sembra un lago facile perché è sempre bello pulito, no, assolutamente tutto. Non lo è. Poi arrivi lì e dici forse non è quello che mi aspettavo. Sì, 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 assolutamente. Ho visto che fate comunque palline, sì. Fate anche paste, vedo. Sì, è una novità che adesso qui ci sono un paio di gusti, ma poi sì, giustamente tutto quello che vedete qui è solo, diciamo, a mo' espositivo. Sì, ovviamente non potevamo portare tutto. Giustamente. Cioè, a grandi linee qualche cosina. Questa comunque è un'altra novità che sono le paste che possono andare direttamente sul piombo, si può usare
Stile method, diciamo. Sì, stile method. Si può usare da rivestire ulteriormente la pallina e quindi ha un rilascio. La cosa carina è che loro hanno, a livello di pop-up e dambolini, a seconda del gusto che tu vuoi, ti fanno il diametro che vuoi, te le danno o fluo o chiamiamole slavate pastello, no? Sì, ok. Te le fanno bicolor, tutte rimescolate o un colore singolo. Che così magari c'è una condizione di luce diversa. Esatto, o tutte tu cose puoi andare, genere, se tu prendi, noi optiamo molto per il misto perché comunque a seconda delle varie occasioni, tipologie, occasioni, vai a spizzicare nel barattolino quello che più ti aggrada. Quello mi interessa, esatto. Magari questo sì. Ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie anche alla nostra Elisabetta. Alla collega che continua a non farsi vedere. Io continuo il vostro percorso. Vi lascio più informazioni comunque qua sotto in descrizione. Io ti lascio tornare a pescare. Ti ho rubato già. Grazie. Troppo tempo. No, nessun disturbo. Niente, speriamo di vederci più avanti. Grazie ancora per tutta questa esposizione. Assolutamente, grazie a voi. È stato un piacere. È stato un piacere. Io mi stacco da questo ben di Dio e vado in giro per il lago sperando di pescare qualcosa e continuiamo con il video. Guarda che c'è Luca che ti dà una mano per guardare. Un attimo solo perché non vedo se sono sopra, se sono sotto quello. Olè! È una bella carpetta. Grazie, Sei contento? Contento, ho scapotato ragazzi dopo un giorno e mezzo. Ragazzi, è la mia prima carpa dopo un giorno e mezzo. Una bella specchiotta agitata. Combattiva, spero si senta qualcosa perché tutto il casino che c'è, ma falla pur vedere, carina, una bella panciotta e soprattutto sana come tutte le carpe di questo lago. Rilasciamo questa bella bestiolina e cerchiamo di prendere anche qualcos'altro. Una bella specchiotta al rilascio, vai bella, anche schiena. E Ivan porta a guadino un bel pezzo con tutto il pubblico qua a lato. Bella, complimenti. Grazie, è stato difficile. Tanto pesata, dai. Si avvicina, Dai, tutti di là. 11 qua. Per me 11 qua. Si aprono le scommesse qua con il team. Tanto pesata. Ivano alla pesa. E 2 kg la cosa era 14,2. 12,2 di carpa. Ragazzi, buongiorno. Dal giorno numero 3, non parlo tanto forte perché stanno ancora dormendo. Ho visto qualcuno andare a ferrare lì e c'è già stato qualche altro pesce dopo la cena di ieri sera, che devo dire la verità è stata super buona. E forse il buongiorno si vede dal mattino perché ho sta canna che, eccola. Sì. Ragazzi, il buongiorno si vede dal mattino. Partenza questa in diretta mentre registravo il buongiorno e camera me faccia vedere nella notte qui che cosa abbiamo. Quella di sinistra portata a guadino alle 4:30 della mattina e quella di destra portata a guadino 10 minuti fa con un'alba che sta venendo su. Davvero bella. Pazzesca. Quella lì nella sacca della Prologic è la più grande delle due, poi ve la facciamo vedere. Combattimento di più di 20 minuti ne hanno qua. Ne hanno parecchie. Purtroppo questa è la nostra ultima mezza giornata perché noi più tardi verso l'una, il 2 ce ne andiamo. Combattimento interessante, ma TX7 e Ultegra qua prestati da Mattia, questa mi sa che è la coppiata molto interessante. Ne parleremo bene in una recensione dedicata. Ore. 3 pesci a guadino per me praticamente in 3 ore di pesca, uno alle 4:30, uno alle 6:30 portato a guadino, anzi quasi alle 7, e questa portata a guadino adesso praticamente in diretta. Oggi hanno messo un po' di pioggia al pomeriggio, ma noi con la signorina qua andiamo via verso l'1 e 2. Ce la smammiamo. E adesso
mettiamo in sacca anche questa per fare le foto tra un attimo e poi rilanciamo giù le canne e cerchiamo di pescare qualcos'altro. L'ultimo giorno praticamente ci accoglie con un'alba fantastica, 3 pesci in sacca, più tardi ve li facciamo vedere. Vada Ivan, vada! Ha fatto una partenza timida, tutte così stamattina? Bene. Ivano, cos'è? Il tappo del lago? Pesceramo. Pesceramo! Vediamo Ivan qua in combattimento. È nera anche questa, eh? Eccola là. Eccola qua la cattura di Ivan, piccola, ma guarda che bellina. È arrabbiata, e non poco. Guarda che bella però. E che bocca. Eh sì. Via il rilascio. Vediamo qua le prese con un'altra cattura. Anche questa. Eh sì. Eh sì. Bella anche questa specchi. Un bel pescione qua. Decisamente. Decisamente. Combattiva, abbiamo visto un combattimento di quelli. Bella, complimenti, complimenti. Dopo aver visto le 2 catture dietro di me, torniamo in postazione, rilanciamo le canne, ma cominciamo a far su tutto perché tra un po' dobbiamo andare via. E prima di tutto vi faccio vedere i 3 pescioni. Questa è la più piccola delle 3, nera, scurissima, una bella specchiotta. Niente, la particolarità del lago è che sono praticamente quasi tutte nere nella parte alta. Andiamo al rilascio, adesso vi faccio vedere anche le altre 2 che sono un pochino più grandi. Guardate che schiena. Se ne va tranquilla. Questa è la regina, la seconda delle 3 catture della mattinata. Anche questa particolarità che è completamente nera, ma guardate che bellezza. Particolarità è che sono praticamente è un ceppo quasi completamente nero, ma dai colori stupendi e hanno una forza davvero stratosferica. Eccola qua. Che schiena. Questa è andata via direttamente, molto bella. No. Eccola qua, una bella specchiotta, sempre con il ceppo praticamente della dinastia nero, ma che colori sotto pancia, un giallo e un arancione davvero bella. Da notare la bocca sanissima. Particolarità, sono molto molto vispe e molto molto combattive. Un bel pescione. Adesso vi faccio rivedere anche la bocca. Io l'ho presa in questo punto qui dove c'è il segnetto, è stata presa una volta qui e una volta qui. Indice di pesce che esce poche volte. Rilascio, abbiamo ancora poche ore di pesca, vediamo di portare a guadino anche qualcos'altro. Al rilascio anche questa bellezza, guardate che schiena. E via così. Che pescione! Bello! Mamma! La doccia! La doccia! Il gestore del lago porta a guadino una belva. Complimenti! Toto peso, 17 qualcosa? 17 tondi! 17 tondi! Tanta roba, complimenti! Complimenti! Se ce la fa! Questi sono delicati col qualcuno. Eccolo! Complimenti! Bellissimo, grande, bellissimo. E dal distributore di benzina finiamo questo video mentre entro in auto perché fuori c'è troppo rumore. La nostra avventura finisce qua, con questo termina anche il video. Grazie a tutti voi che siete arrivati fino a questo punto del video. Voglio ringraziare anche il team Shimano per l'invito, il team di Carp Corner Italia per aver presentato i loro prodotti e per essere stati disponibili, insomma, a parlare all'interno del video. E ultimo ma non per importanza, ringrazio anche Michele, il gestore del lago, per essersi prestato per l'intervista, insomma, e per averci ospitato questi 3 giorni. Per noi è stata un'esperienza fantastica, anzi per me, per Arianna è qui anche per me è stata un'esperienza fantastica, assolutamente da rifare. Per me era la prima volta e è andato abbastanza bene, ha portato a guadino 4 pesci, non mi lamento, anzi sono andato via senza fare il cappotto, quindi più che bene, e sicuramente ci torneremo in futuro. Io vi lascio tutte le informazioni del lago e dei vari team qua sotto in descrizione. Vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social network, lasciate un like, lasciate un commento, ditemi quello che ne pensate di questo video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao fiori.